Ciao amici e amiche, benvenuti, andiamo avanti con dove siamo arrivati l'altra volta, nell'altro video. Vi raccomando, se volete seguire tutto Horizon Forbidden West, guardate nella playlist di Marco Drums Games che ci sono tutti gli episodi fino ad oggi. Lo so che il gioco è uscito tanto tempo fa, ma io lo sto finendo adesso, quindi godiamocelo insieme. Mi raccomando, iscrivetevi al canale qua su YouTube, lascio il link in descrizione per i social. Il vostro Marco Drums Games passa e chiuda e giochiamo a questo gioco incredibile qui su YouTube in 4K. 236 unità di stoccaggio disponibili. Inserire il numero dell'unità richiesta. 236. Non c'era un numero nel segnale d'emergenza? Giusto. Controlliamo i registri. Niente.236 unità di stoccaggio disponibili. Inserire il numero dell'unità richiesta. Oppure questa. Ancora niente. Ok, dove lo andiamo a recuperare questo dato? Ok, dai, vediamo un attimo. Allora, se lì c'è scritto sul taccuino 237. 236 unità di stoccaggio disponibili. Avevo pregato, mi sono ricordato che c'era il taccuino. Aloy, sei tu?
La pelle sembra ghiaccio. L'avrà estratto dalla testa. Ma perché? Salve, Elizabeth. Non so come altro chiamarti. Io sono Beta. Non ho molto tempo, temo. Tra pochi minuti la mia guardiana scoprirà la mia assenza. Non ho ancora tolto questo impianto. Speravo di riuscire a raggiungerti, ma... se stai guardando, sarò morta. Fa attenzione, quando affronti Fargenit sono spietati e possono contare sui lizi Artemide e Apollo. Ma non hanno il kernel di Gaia per usarli. Tu non devi fallire, o sarà stato inutile. Addio e auguri. Quindi è... ma è ancora viva! Dobbiamo riportarla... Oh no! Sanno anche volare! Aloy! Aloy, riesci a sentirmi? Che succede, Erend? Due di quegli Spectre sono appena apparsi. Uno dei due viene verso di voi. L'altro sta aspettando. Torniamo. Intanto tu resta al riparo. Senz'altro. Mettila al sicuro là dentro. Qualsiasi cosa accada, lei sta con noi. Ci penso io. Mi devo preparare per lo Spectre. Non deve raggiungere Varla il clone. Sta arrivando! Oh, sei una brutta bestia! Servono più munizioni!
Stai bene, Aloy? Sì, torno in superficie. Tu resta lì col clone per ora. Ti seguo appena la via sarà libera. È stato bello tosto, raga. Devo tornare su e occuparmi dell'altro Specter. Speriamo che Erend stia nascosto. Resisti, ci sono quasi. Fai fretta. Non promette bene. Devo raggiungere Erend. Erend, sono qui. Attenta, quel coso continua a sparare là in mezzo. Andiamoci dentro! Vedo cosa posso fare. Sarà taglio. Posso aiutarti? Dimmelo. Aloy, lei è... Non sono ubriaco, lo giuro, ma penso di vedere doppio. Lunga storia, ma dovrà aspettare. Torniamo alla base. Deve visitarla un guaritore immediatamente. Giusto. Forza. Che cosa stiamo aspettando? Voi due andate pure. Voglio dare un'occhiata a quell'arma. Se riuscissi a capire come funziona, gli Zenith non sarebbero più così invincibili.
il mio giorno fortunato. No! Diamine. Beh, meglio di niente. Devo far analizzare il frammento d'arma a Gaia. Se riusciremo a replicarla, forse potremo sconfiggere gli Zenith. Devo anche vedere come sta il clone. Varl, dov'è la nostra ospite? Siamo nella galleria sotto la sala di controllo. Va bene. Qualcuno ha visto un mio pezzo di batosta meccanica in giro? Hai controllato il mio deposito? Aloy, per fortuna stai bene. Si è svegliata in preda al panico ed è scesa qua giù. Ho pensato di aspettare. Sì, le parlo io. Ciao. Tu sei Beta, vero? Io sono Aloy. Che hai? È per la ferita. Astinenza dal simulacro. Io non capisco. Rimozione di un dispositivo neurointegrato. Il cervello, anzi il cervelletto, va in uno stato di apatia sensoriale. La realtà non è più reale. È distante. Posso fare qualcosa per te? Hai un focus in più. È rudimentale, ma posso usarlo. Sì. Avvio. Bene, Aloy. Vuoi informazioni, credo. Riguardo a te agli Zenith, sì. Che ci fanno qui? Cosa vogliono e dove ti hanno trovata? Partiamo dall'inizio, però. Hanno finto la distruzione della loro nave 1000 anni fa? Sì, questo potrebbe essere coerente con il loro comportamento. Quindi Far Zenith ha colonizzato un altro mondo. Esatto, per qualche secolo, ma non è durato a lungo. Poi un disastro naturale l'ha reso inabitabile. D'accordo, e i discendenti di Far Zenith sono fuggiti da un pianeta morto. E ora vogliono impossessarsi della Terra, non i discendenti. Cosa? Non sono i discendenti, sono loro. Quelli che hanno abbandonato la Terra 1000 anni fa. Non lo sapevi? Come possono essere vivi? Non sembrano... Che cosa si sono fatti? Io credo sia un insieme di farmaci, terapie cellulari e impianti tecnologici. E tu, anche tu, sei... Non sono come loro. Mi hanno creata. Nel viaggio. Sulla nave. Ero in un'interfaccia d'addestramento. Per apprendere la mia funzione. Controllare il sistema di terraformazione. Ma perché? Che cosa vogliono farsene? Quando ho scoperto che Zero Dawn si era suddiviso nei propri sottocomponenti, ho pensato dovessi ripararlo. Ma non credo sia questo che vogliono. Vogliono epurare la Terra per partire da zero. Quindi vogliono sterminare la vita sulla Terra. Come pensavamo io e Gaia. Ma perché? Perché uccidere tutti per conquistarla? Quando mi portavano con loro, massacravano intere popolazioni tribali. Non sono interessati a rigenerare la Terra. Quindi credo che puntino a riavviare completamente il sistema. Per riprogettarla come la vogliono loro. Estinzione di massa per comodità. Chi ragiona così? Oh.
Beh, non riusciranno a farlo senza il kernel di Gaia. Quindi questi Farzenit sono gli stessi che vivevano sulla Terra. Cos'altro mi puoi dire? Erano le persone più ricche e potenti che c'erano sulla Terra. Controllavano tutte le risorse principali, le industrie. Li comanda Gerard. È lui che ha deciso di stabilire una base. Gli altri, Eric, Tilda, Verbena, non sopportano molto la sua autorità, ma alla fine fanno sempre come dice lui. Eric, quello che ho affrontato nel laboratorio di Ade, gode nel causare dolore. Già, lo so. Come sei fuggita dagli Zenith? Prima del laboratorio di Ade non pensavo potessi liberarmi. Se anche fossi fuggita, non sarei mai sopravvissuta là fuori. Poi ti ho vista. E ho pensato che potevi aiutarmi. E quando gli Zenith hanno localizzato Ilizia nella struttura di ricerca biomedica, ho visto un'opportunità. Dici che sei nata durante il viaggio verso la Terra? In un utero artificiale? Gli Zenith hanno una camera ectogenica sulla nave. Più evoluta di quella in cui mi avete trovata. Devono aver conservato un campione del DNA di Elizabeth. Elizabeth non avrebbe mai lasciato il suo DNA. Sai come l'hanno preso? Non era nell'archivio a cui potevo accedere. Dici che hai passato anni in un'interfaccia d'addestramento. Questo archivio ne faceva parte? Solo le parti alle quali avevo accesso. Aristotele, Aspasia, gli avatar dell'archivio, mi assegnavano i moduli didattici in base ai progressi. Alt, quei nomi avrebbero dovuto essere le guide virtuali del database Apollo, prima che Faro lo eliminasse. Loro ne hanno una copia. Quindi esiste ancora. E tu lo hai studiato? Solo le parti pertinenti alla missione. Quando chiedevo informazioni non incluse nei parametri, me le negavano. Una tale conoscenza non accessibile. Deve essere frustrante. Va bene, per ora può bastare. Vieni al piano di sopra o... Quanto manca? Sai, per il tuo piano. Quanto manca a Gaia per creare il vostro esercito di macchine? Come sai? Pura logica, allora? Ecco, mi mancano ancora due funzioni subordinate prima che Gaia possa assorbire Efesto. Cosa? Ancora non avete Efesto? Gaia sta pensando come catturarlo, non è limitato a un luogo... Non a un luogo singolo, certo che no! Non sapevate niente degli Zenith. Dovevate essere più avanti di così! Non dovevo venire qui. Mi troveranno. Scopriranno questo posto e mi riprenderanno. È stato tutto inutile. No, non ci troveranno. Gaia sta usando Minerva per nasconderci. Che differenza fa? Siete indietro, non li sconfiggeremo mai. Tutto. Tutti. Moriranno. Ehi. Calmati. Ora sei qui, no? Che cosa puoi fare per aiutarci? Ho delle conoscenze. E considerato lo stato in cui siete, delle competenze che non avete. Geoingegneria, per esempio. Informatica, fisica, biologia, chimica. D'accordo. Bene. Vedi se possono esserci utili. Va da Gaia. Torno più tardi. Allora? La ferita non è grave, ma si pente di essere venuta. Il sentimento è reciproco. Le farò visita più tardi. Potrebbe essere utile. Devo portare il frammento d'arma a Gaia.
questo? Assolutamente. È una bibita? Erend, tutto bene? Sì, sì. Perché non dovrebbe? Perché ci sono due me ora. Ci sono due te ora. Almeno tu la stai prendendo bene. Non direi, non esattamente. Ma ci provo. Sei riuscito a parlare con Beta? Si è ripresa solo quando l'abbiamo portata qui. Ma comunque, ho pensato che sarebbe stato meglio affidarla a Zoe e Varla. Non volevo assillarla, viste le sue condizioni. Su cosa lavori con il tuo focus? Sto ancora capendo come si legge con questo coso. Quei due piccioncini mi hanno dato una mano. Però tutti quei simboli mi fanno impazzire. Ma ce la farò, promesso. Che altro stai studiando col focus? Ho fatto ricerche su Vegas, o come si chiama. Gaia ci ha mostrato cosa è successo quando sei andata a prendere Poseidone. Quel Morlund sembra un tipo sveglio. Ma avventurarsi nelle terre Tenact per delle lucine è un azzardo. Forse dovrei andare a vedere come stanno, per sicurezza. Bene. Ora devo andare. Non combinare troppi guai. Ciao. Come state tu e Erend? Un po' di riposo e staremo bene. Tu stai bene? Questa storia di Beta è dura. Anche per te. Cerco di fare un passo alla volta. Capisco. Se ti serve qualcosa, fatti sentire. È bello vedere che tu e Zoe vi divertite. Impariamo molto. Stavo giusto esaminando i dati in cerca di idee per un regalo, per ringraziarla del suo aiuto con i glifi. Un oggetto del mondo antico che non abbia mai visto prima. Invece ho scoperto che si regalavano animali imbottiti. Credo che imbottire un animale morto con qualsiasi cosa non possa essere così tanto divertente. Forse Gaia può consigliarti qualcosa. Come vi trovate con Beta? Ho provato a spiegare a Erend cos'è un clone, non ci ha capito niente. Poi Zoe ha detto che è come due alberi che nascono da un solo seme. È servito a qualcosa. Vi state ambientando, vedo. Zoe vorrebbe portare qui piante di ogni tipo. Dice che ogni casa deve traboccare di vita. Ho chiesto aiuto a Erend. Non credo l'idea gli piaccia. Non è una brutta idea, però. Darà un tono all'ambiente. Devo tornare là fuori. Terrò d'occhio Beta. Voglio che sia a suo agio. Va bene. Si dipingevano la faccia con il tuo. Aloy. Ciao, ho pensato di vedere come stavi. Vuoi dire dopo aver visto una donna identica a te che non eri tu nel sotterraneo? Deve essere molto più strano per te che per noi, eh? Sì, un po'. Ma Varla dice che può aiutarci con la missione. Forse. Hai conosciuto Beta? Varla ha detto che era ferita. Volevo darle un estratto per alleviare il dolore. Molto carino. Spero solo che non intenda restare là sotto tutto il tempo. Temo abbia passato così gran parte della sua vita. Hai fatto anche altro? Ho studiato i virgulti di Gaia, le sottofunzioni. Volevo capire perché una di loro avesse ridotto così fa. Immagina il mio stupore quando, leggendo di Efesto, ho scoperto che aiutò a creare le macchine, Terra Numi inclusi. Insomma,
Gli Utaru devono a Efesto lo stile di vita, ma anche i loro attuali problemi. Perciò dobbiamo ricostruire Gaia. Varl sembra molto concentrato. È ossessionato dalle informazioni rivelate da Poseidone. Abbiamo scoperto che esistono montagne sottomarine che sputano fuoco. Se ho capito bene, Gaia dice che le fiamme che emettono arrivano dal centro della Terra. Come un cuore. Il cuore pulsante del mondo. Come sempre, il ciclo si manifesta anche nei luoghi più assurdi. Certo, a Varl interessa di più guardare esplosioni subacquee. Ti devo lasciare. La terra fiorisca al tuo passaggio. Bentornata. Aloy, vedo che abbiamo un ospite. Quindi ora sappiamo qual è l'origine della trasmissione. Sì, io ho anche trovato questo. L'arma di cui faceva parte ha annullato lo scudo di una Zenith, ma ha avuto un guasto ed è esplosa. Se potessimo riprodurla e migliorarla, ci darebbe un bel vantaggio su di loro. Un attimo, sto esaminando. Fatto. Unendo i miei risultati con i dati del tuo focus, posso dedurre che sia un'arma molto evoluta, in linea con la tecnologia Zenith. Non so come funzioni. L'esplosione ha corrotto i dati. Era solo un catalizzatore. Appena si è verificato il guasto, l'arma ha eseguito un comando preimpostato per eliminare tutti i dati dal nucleo. Probabilmente al fine di evitare che i segreti dell'arma cadessero in mani nemiche. Chiunque l'abbia progettata sapeva coprire le proprie tracce. Silence. In base ai tuoi dati su di lui, sono giunta alla stessa conclusione. Di certo non collaborerà con noi. Beh, ci ho provato. Ma non è tutto. Gli Zenith hanno Ilizia. E hanno anche Artemide e Apollo. Un vero peccato. Detto ciò, il nostro piano originale rimane invariato. Le funzioni subordinate rimaste dovrebbero incrementare la mia densità di elaborazione abbastanza da assorbire Efesto. Giusto. Un problema alla volta. Beh, allora è meglio che riparta. Buona fortuna per la tua ricerca. Bene. Grazie. Temo che non potremo utilizzare l'arma di Silence. E abbiamo anche un altro clone di Elizabeth con noi. Ma non posso farmi distrarre. Ho altre due sottofunzioni da recuperare. Pam, boom, pa-pam. Allora, questo del ramo delle abilità è un po' un casino. Sì, ma 23. Sei troppo chiasso, Erend. Lo so, ti viene voglia di prendere a pugni qualcosa. Vuoi dire qualcuno? Vorrei parlare con riguardo ai Terranumi. Se puoi, ovviamente.
Hai detto che volevi parlare dei terranumi? Credo di sapere come guarirli affinché rendano di nuovo fertile Cantopuro. Gaia mi ha dato delle istruzioni. Un codice di riavvio. Installato sui terranumi, lo squilibrio finirebbe. Fantastico! Forse è un sentiero spinoso. Dovrà essere Festo a installarlo. O lo rifiuteranno. Gaia mi ha mostrato come. Avremo bisogno di nuclei di controllo dalle macchine di Efesto. Macchine tipo i terranumi. Parli dei sanguicorni? Come quelli combattuti nell'officina? Sì. Gaia ne ha localizzati due a ovest. Quindi uccidiamo le macchine, prendiamo i loro nuclei e poi li usiamo per adattare i codici così che i terranumi li accettino? In teoria, ma non sarà facile uccidere i sanguicorni. Lo faremo insieme. Grazie, Aloy. Ti invio la loro posizione. Dimmi, come fa una tribù come gli Utaru a riuscire a mantenere la pace con dei guerrieri come i Tenakt? Con la resistenza. La prosperità dei campi suscitò nei Tenakt una grande invidia. Ma i dischi di Cantopuro fornivano riparo e un'ottima posizione per respingerli. Alla fine, i Tenakt scelsero la tregua. Gli Utaru avrebbero fornito ai Tenakt cibo dai loro campi. In cambio, i Tenakt avrebbero lasciato che un loro veterano insegnasse agli Utaru a combattere. Questa usanza fu abbandonata qualche anno dopo lo squilibrio. Ma ci sono ancora veterani in giro. Credo di averli incontrati. Hai detto di essere una cantamorte. Che significa? Le cose viventi hanno una fine. Con il mio canto cerco di addolcirla. Di dare conforto. La morte è il seme di una nuova vita. Deve essere stata dura. Vedere la tua gente che soffriva mentre i Kharja invadevano le terre. Vengo da un piccolo villaggio vicino Cantopuro. Mia nonna sosteneva che potessimo far crescere qualunque seme. Mi trasferii ai dischi per diventare una guaritrice. All'inizio dei giorni rossi, pensai di tornare a casa. Ma continuavano ad arrivare feriti. Ancora e ancora. Rimandai la partenza. Un giorno venni a sapere che una squadra d'assalto aveva saccheggiato il mio villaggio. Mi precipitai lì per aiutare i superstiti. Ma non ce n'erano. L'odore di carne bruciata mi perseguita. Mi spiace, Zoe. In quel momento decisi di presentarmi di fronte al coro per esigere che ci opponessimo all'invasione. Ma rifiutarono. Quindi partii per combattere. Ti avviserò quando sarò vicino ai sanguicorni. Bene. Con i loro nuclei, forse, riusciremo a curare i terranumi. Sono vista brutta. Ti vedo, campionessa. Siediti pure. Non perdere l'occasione per fare un affare. Ho
Quando si tratta di sopravvivere, avere le razioni giuste può essere importante quanto avere le armi giuste. Se vuoi del cibo salvavita, cercalo a nord-ovest, nel villaggio di Morsalato. La cuoca del posto, Pentalla, cucina per chiunque ne abbia bisogno, Tenact o meno. Le farò visita, se andrò da quelle parti. Dai un'occhiata o passo. Non farti ingannare dal bel panorama. Questo posto è letale. È dei nostri. Può passare. Straniera, il capo Ecarro e il maresciallo Cotallo ti aspettano. Straniere, il capo ti attende nell'arena, oltre il trono. Il capo Ecarro ti aspetta nell'arena. Più avanti. Ah. Quel dispositivo riproduce l'audio delle scatole nere. Troverai il capo più avanti, oltre il trono. Un'altra parte delle rovine, trasformata in un'arena. Pronta. Il bosco, l'arena, erano tutta una struttura antica. Sì. Qui la terra ricorda il sacrificio dei dieci. Le loro gesta commemorate in eterno. Sacrificio? Le visioni ci dicono che proprio qui sotto si batterono fino alla morte contro le macchine. Li onoriamo tenendo il Kurrut dove caddero. Li chiami mediatori, ma i marescialli che ho visto all'ambasciata erano guerrieri.
Sì, guerrieri, ma non solo. Ripudiano il clan in cui sono nati e giurano di difendere l'ordine e la pace. Applicano le leggi, risolvono controversie e rappresentano i Tenakt nelle trattative. Senza di loro non c'è governo. Li chiami mediatori, ma i marescialli che ho visto all'ambasciata erano guerrieri. Sì, guerrieri, ma non solo. Ripudiano il clan in cui sono nati e giurano di difendere l'ordine e la pace. Applicano le leggi, risolvono controversie e rappresentano i Tenakt nelle trattative. Senza di loro non c'è governo. Diamoci da fare. Bene. Troverai Decca alla barricata nord con il resto dei nostri difensori. Va a segno come i 10. Ci rivedremo a cose avvenute. Immagino che tutto questo ti ricordi il tuo Gurt. Era tutto più semplice allora. È vero. Buongiorno. Ho sentito i marescialli che torneranno più forti di prima. Si trova nel culo. Oggi il coraggio non basterà per vincere. È chiaro che Carro non ha paura. Forse dovrebbe. Ho una scommessa in ballo qui. Non ce l'ho fatta a superare tutte le sfide. I soldati migliori si sono allenati nei terreni di caccia. Ma forse tu ci riuscirai. Questa è una cerimonia. Sto meglio. Non stiamo dando ci provino qui, ribelli. Eccote cotte. E il soffio a piedi. Orientale. Non pensavo di vedere qui il comandante del cielo in persona. Se c'è la possibilità che i miei sfidanti affrontino Regalla, è giusto che siano guidati dal comandante. O forse vuoi rifarti dopo la tua figuraccia al bastione? Stai attenta. Spesso lingue taglienti chiamano lance taglienti. Risparmierei la lancia per Regalla e i suoi se fossi in te. Bene, i difensori di Ecarro saranno alla fine di questa trincea. Ma noi reggeremo. E guardate, non combatteremo da soli. Concentratevi sulle macchine. Abbattetele! E le forze di Regalla non saranno poi così diverse dalle nostre. Sì, cappellana. Guardatevi le spalle. Andate. I nostri sono pronti. Difenderanno il Kulurut dal basso. Ma dall'alto... Non male. Dove l'hai presa? Una nostra squadra l'ha recuperata da una macchina. L'onore spetta a te.
Regalla avrà anche i suoi trucchi, ma tu le mostrerai la nostra forza. Il Kulrut ha inizio! La battaglia esige nuovo sangue! Nuovi condottieri! Sì! Sì! Liberate le prede! Sfidanti! Avvicinatevi! Coloro che abbatteranno una macchina verranno nominati marescialli. Ricordate i 10. Colpite dall'aria come loro. Conquistate la gloria! Spingeteli! Difendete il Kulrut! Là. Che cos'è?
Non lo so. Via, via, via! Tutti in difesa! Ora! Come cosa?